Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 Manager 2023, pronti per il Gran Premio di Monte Carlo. Pronti è una parola grossa, però stiamo per arrivare al Gran Premio di Monte Carlo. Pronti o non pronti, ce lo dovremo fa. Signori, andiamo a vedere le varie mail. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e commentino tattico, ricordate. E vediamo anche se oggi qualcuno becca qualche previsione. Voi previsionate. Allora, ciao Attilio. Sembra che la divergenza tra Valtteri Bottas e Sainz siano finalmente risolte. Bravi. Potrebbe essere una buona idea convocare una riunione per capire cosa sia successo, ma al momento la situazione mi sembra tornata alla normalità. Fammi sapere. Allora, molare Valtteri Bottas migliorato, aggressività Valtteri Bottas diminuita. Cazzo, era meglio se stava incazzato allora. Vabbè, affinità con Chan. Ok, organizza un incontro, dai. Sì, dai, tanto... Non è che possiamo fare miracoli. Ottima affinità, sono passati da essere... L'aggressività è scarsa, proprio scarsa. Vabbè. Sottoscocca, produzione completata, bravi tutti. Questo l'avevamo già visto. Abbiamo risultati della Future Race. Bravissimi. Allora, stiamo monitorando i nuovi talenti di Formula 2 e Formula 3. Al riguardo volevo segnalarti Dino Baganovic, che ha mostrato senza dubbio un notevole potenziale. Attualmente è al primo posto del campionato F3. Sono risultati notevoli, considerato che è la sua prima stagione in Formula 3. In questa stagione ha ottenuto più podi nella Future Race di qualsiasi altro pilota. Credo che potrebbe rivelarsi un'interessante risorsa per la squadra. Ti allego alcune info, ma soprattutto ti consiglio di consultare il tuo profilo e gli scout. Lui è la Madonna, però no, quanti anni ci vogliono per farlo diventare più forte? Tanto a noi ci licenziano tra poco, lo prendiamo alla prossima scuderia. Molto bene, allora, produzione completata alla Lettone, vai, questa era la Lettone di riserva, giusto? Yes. Sì, perché gli altri stanno ancora in fase di progettazione. Ma Monaco, guarda, non... Io non te dico niente, fate voi. Già siamo a Monaco, figurati. Allora, Monaco Grand Prix. Visualizza informazioni, obiettivi. No, gli obiettivi non me li fate sapere, mi fido. Allora, abbiamo soft hard o medie hard? Giusto per sapere, le prestazioni della mescola. (ride) 78 giri. Sarà medie hard qua, ve lo dico io, va. Voglio provare. Allora, calcolando che stiamo provando a fare cose, Q3, sì, certo. Posizione finale, 14esimi, sì, come no. Questi che modici a fa. Voglio provare a simulare le prove libere. Ah, aspetta, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Non è vero. Possiamo cambiarlo dopo. Le componenti li metto quelle più usurate, almeno. Di motori indimenticabile. Indimenticabile, sicuro. Soprattutto per noi. Si la vola a Monaco, dove i soldi girano, non i nostri. Per incoronare una nuova leggenda nella spettacolare cornice della Riviera. I margini. Vai. Qua i danni. Pioggia moderata. Bravi. La pioggia ci sta. Bottas, fai spazio ai giovani. Allora, l'assetto faccia lei. Componenti auto, vogliamo mettere quelli un po' più barboni? Motore già sta al 50%, mettici questo al 46%, va. Hertz, mettici questo al 36%, va. Eh no, signori, poi ci vogliono i milioni per comprare quelli nuovi. Quindi a sto punto sfruttiamoli fino a quando non esplodono. Che ce ne frega a noi tanti. O no? Ma sì. Motore l'81%. L'ottimismo. Metti questo al 36. Metti al 36. Che stai a fare con quelli nuovi? 32. Più che sufficiente. Cambio. 28%. Mi sembra onestissimo. Voi comunque tenetemi aggiornato sulle vostre carriere, i vostri team, come sta andando, se muoiono come mosche come la nostra.
simula sessione, vediamo che succede dopo la... Voglio vedere un attimino la situazione come va. Allora, a parte le tempistiche, Pusher spinge però, con le intermedie, pensa tu, con le soft zu, non hai capito un cazzo, però va bene. No, più che altro l'assetto voglio vedere, 39 e 34, ce la fanno ad arrivare a un assetto fatto bene se io non li gestisco? Voglio provare stavolta, voglio provare a simulare, faccio una simulata alla volta, Per capire. Bottas bravissimo, complimenti. Aia, assetto 50 e 45. Vabbè, proviamo, tanto Montecarlo. Almeno la prossima volta so che non devo simulare. Magari danno quel colpo di coda nel finale, che ne sai? Ce lo danno il colpo di coda? Vabbè, comunque i tempi quelli sono. No, ci danno un colpo al cuore. L'assetto non lo migliorano per un cazzo. Bravi, complimenti! Salami maledetti. Però vediamo, può essere pure che riesco a fare qualche modifica io all'assetto, Non vi preoccupate, ciao che mo ci pensiamo. Sì, ciao a tutti, bravissimi. Mo ci pensiamo noi, signori. Allora, componenti per la qualifica. Motore, mettiamoci uno che almeno esplode dopo. Hertz, sì. E il cambio. Il cambio qua a Monte Carlo è sotto stress, quindi ci sta a cambiare. Poi che fai il cambio, non lo cambi? Chiudiamo tutto, credo, che possa andare bene. Vai, vai. Mo' l'assetto una smanacciata, se ce la fa da, ce la diamo, dai. Tanto... Ah, nei rettilinei. Vabbè, il rettilineo è mezzo rettilineo. Però questo, vedi, stabilità in frenata... Non, se ci mettiamo mano succede un macello. Bene ma non benissimo. La stabilità in frenata proprio non so pratici del mestiere, eh? Facciamo così, tanto comunque meno del 55. Non è che proviamo a far avvicinare un po' le tacchette, ma facciamo così. Questo lo rimettiamo un po' qua. Quello sta un po' distante, ma facciamo così, ci allontaniamo troppo da quello, sì, sovrasterzo. No, questo... un po'. Potrebbe andare meglio, questo lo becchiamo, più del 55 secondo me ce l'abbiamo. Ok. Questa è la... Ok, me l'ha cambiato, Setto non testato, ma va bene. Signori, si va in qualifica! Bravi tutti! Vediamo anche il tempo com'è. Previsioni, soleggiatissimo. Subito, il giro secco subito lo facciamo. Vai, Valtteri! Si scaldano i motori! E partono i pipponi! Vai, subito, giro lanciato per i due pilotini dell'Alfa Romeo. Giro veloce, subito, si insinuano senza traffico, bravissimi. Sì, slow, è andata a casa, va. 1.12.9, Bottas. Subito sverniciati, come se non ci fosse un domani. Ma va bene così, fa gli altri che ci gommano la pista. Gommate, bravi tutti. Noi aspettiamo il momento giusto per sacchete, ci insegniamo. In teoria, eh. Ok, allora. Qualora li volessi far fare un giro lanciato 1, includi recupero. Però poi non c'è la benzina. Scusa, se provo a fare così si regola già di suo con la benzina, no? Fai un bel piano di run così, Bottas. Vedi se... Ah no, conferma, scusa. Tu riconfigura, tu intanto vai in pista.
E vediamo se Bottas riesce a farci il colpaccio. Non l'ho fatto fare a cosa. Eccoci, eccoci, dai. Spingi, spingi. Falli spingere un po'. Vediamo se Bottas. Beh, per il momento retrocede. Ma mo ti fai i giri, Bottas. Mo ti fai i giri. Guarda come sale dalla sedicesima alla. Aspetta, è il prossimo quello buono. Guardalo. Lo sta a fa, eh? L'ha fatto quasi, eh? Attenzione, ma ancora non arriva Bottas, eh? Ha parcheggiato, bravo. Va bene, vabbè, ci siamo illusi con quella Q1 dell'altra gara che non si sa come sia potuto accadere, uno sbaglio Siamo della arrivati al giorno dirigenza. della gara, squadra e piloti sono quasi pronti. Quasi, l'hai detto Monaco può bene. regalare sorprese incredibili, E. come la gara del 1982 in cui quattro piloti in testa incontrarono problemi. Alla Magari. fine la spuntò Riccardo Patrese, dopo aver fatto ripartire da solo la macchina, a spinta. Bravo, È così questione si che fa. La appunto stessa cosa Joe che facciamo Guanyu noi questo weekend quotidianamente con pensi l'Alfa abbia una Romeo. Farla chance in ripartire gara. a spinta, più o Nessuno può meno. lamentarsi per quello Peccato che che ha non fatto sia prima. Il team sa esattamente cosa l'82. chiedere e le aspettative non vengono mai deluse. Però, va bene. Allora, gara. Gara, come volete? Come vi volete regolare? Soft, lascia proprio perde. Facciamo così, dai. Strategia invertita per Zu? Ma faccia lei. Noi non ci mettiamo di certo di traverso. Un po' più di carburante? Uno per Bottas e uno per Zu. Che comunque la pesantezza si sente qua nei tornantoni. Quindi, insomma, col catamarano dell'Alfa non è facilissimo. Per. No, questi che li fai partire spingendo? Che cazzo devono spingere? Cioè, giusto se vuoi proprio parti un attimo. Ma proprio tipo il primo giro. Poi finisce come sta il primo giro. Non credo che si possa fare altro. Le strade di Monte Carlo sono pronte e i E noi piloti si no. preparano ai E 78 questo è il giri problema. del Gran Premio di Monaco. 78 giri, signori. Si Ai. respira aria di grande attesa tra le Se la strade, senti l'aria di gridi attesa? Io applausi. sento l'aria di motore bruciato, però va bene uguale. Si Si spengono le vola dalla luci e via. sedicesima e dalla diciottesima posizione. Le due Alfa Romeo partono verso il primo curvone dove il buon Bottas supera o ci prova a superare una McLaren mentre Zu si fa impallinare subito come è suo solito. Guardalo Valtteri, aggressivo, spingi, te lo devi. Sapete qual è il problema? Guardate sti coglioni. Quando superano uno, gli lasciano sempre spazio per l'interno per farsi rifregare. E quello è il problema. Non chiudono mai per spostare quello e buonanotte. Cioè, quando stai così, tu allarga di poco poco. Guarda là, guarda come gli ha rilasciato spazio e si è allargato. L'ha fatto rinserire quando ormai. Norris era dietro. Norris era dietro. Vediamo cos'è Lo fa successo. rinserire. Ok, Mo capisco. spostiamoci sulla curva Ah, vediamo, 7. guarda. Allora, qua Riuscirà a va passare? bene. Qua in questa fase precisa l'aveva completamente Si superato. rialza in Guarda come lo fa dodicesima posizione. rinserire. E qua rimane. E dai, una cazzo di sportellata. Mannaggia la puttana di Eva. So tricky double team. E che cos'è? Un po' Fake più di number. veemenza, un po' più di veemenza. Veementate, veementate. Con le gomme ne esageriamo perché comunque non consumiamo We need to tanto, ma get these tanto. tires to last. Con le gomme arriviamo a pelo, insomma, per carità possiamo fermarci un giro prima e poi mettere le dure che possiamo far spingere poco poco di più, ma. Ora Bottas già ha perso il contatto con Sargeant. Però è quindicesimo. Ricordiamo che l'obiettivo era quattordicesimi, credo, per entrambi i piloti. Ma Zu, vabbè, stiamo a scherzare con Zu, stiamo a scherzare. Vai. Recuperatemi giusto una punta di Hertz. Una punta, eh. Bene, siamo a 3 secondi da Sargeant.
allora spingimi un po' le gomme, pure tu spingi, che tanto cazzo vuoi spingere. 4 secondi da Sergio. Mamma mia, perdiamo secondi come Pollicino perdeva il pane. Che no, perdeva o buttava lui. Noi non so se lo stiamo buttando noi il decimi preziosi, ma stiamo là comunque, eh. Allora. Però guardalo lì, Bottas, guardalo lì come si è subito adattato. Possiamo evitare i cordoli? Che mi dici? Se evitiamo i cordoli, come va la situazione? Se evitiamo i cordoli perde tanto. Se invece rimettiamo che puoi prendere i cordoli, ma vai con standard e non aggressivo. Riguadagna un pochino, quindi è meglio standard mandando sui cordoli che evitando i cordoli è più aggressivo. Va bene, facciamo questi esperimenti, o almeno questo possiamo vedere un attimo dai distacchi, ma tanto qua mo l'unica cosa è il pit stop che può darci quel cambio di passo, intanto che si è rotto il propulsore, no, è rotto, insomma, un po' consumato, un po' usurato, ma i primi pit per quanto riguarda Stroll. Noi per il momento stiamo andando. Abbiamo consumato un po' più benzina del normale. Problema ai box per Charles Leclerc. Meccanici Ferrari In sono casa pronti. sua, il monegasco rimane impantanato. Tra l'altro, dietro di lui mi sembra di aver visto Sainz. Il Crick non scende. Non scende il Crick, attenzione. E Sainz è lì che aspetta. Quindi le due Ferrari sono inculate da sole. Tra l'altro, geniali anche in Ferrari a far rientrare entrambi insieme. Poi c'è il problema al primo che te blocca pure il secondo. Appostissimo. Tanto attenzione che Bottas è tredicesimo. Deve ancora fare il pit, sia chiaro. Ma se gli altri fanno due pit, e non li fanno due pit. Vediamo, signori. Stiamo facendo spingere un po' di più giù. Che poi dovrà andare con standard con le altre gomme. Bottas per il momento sta andando. Poi per le gomme, purtroppo le gomme mi sa che arriviamo belli, belli tirati, eh. Belli tirati. Bottas ha dietro Zu. Ma ha fatto qualche errore Bottas o... Allora, Zu, vai con standard, visto che tanto davanti ci sta Bottas che... E provo a fare una cosa, signori. Proviamo a fare una cosa. Mi dispiace per Zuma. Approccio difesa. Difesa costante. Mentre Bottas gli azzardi. Vogliamo provare una priorità al ritmo? Priorità al ritmo si difende meno, ma. Bestemmia di più, questo è palesemente una bestemmia. Resta sulla linea. Almeno tiene il ritmo quando si deve difendere. Madonna, per far passare i doppiati, che cazzo fanno sti rincoglioni? Si è parcheggiato al tornante. Si è parcheggiato al tornante. Ma aspetti che arrivi al rettilineo, imbecille rincoglionito. Io non ho parole, signori. Io non ho veramente parole. Si è parcheggiato sto rincoglionito. Zu, lascia perdere la difesa. Vai di equilibrato, va. Sergeant ha già le dure, ha già fatto il pit. Bravo, bravo, Sergeant. Non rientra, è giusto così. Box, box. Sì. Vabbè. Bravo, Bottas, in un attimo si è rimagnato tutto.
Mo ritmo aggressivo, per forza, di cosa. Facci un'aggressività di quelle come tu, solo tu sai fare. Albon ha sorpassato Zhou. Vediamolo. Vediamo che era la Williams. È un'occasione troppo ghiotta. Proprio così, senza... Per carità, per il DRS ci può stare. Però fa la finta, no? Ma secondo me tutte le indicazioni che gli diamo se ne sbattono proprio i coglioni. Porzù no, c'è angolato. Eccoci, siamo alla curva 1. L'opportunità c'è tutta. Cioè, identico a quello di prima, solo che noi avevamo perso già il pilota davanti, ma come... Sì, niente così. Vabbè, signori, ma... Vediamo pure De Vries. Avrà fatto la stessa cosa. Ok, qui c'è De Vries. Allora, De Vries... Troppo invitante. Quante posizioni ha perso Zhou? Tutte. L'hanno ingulato uno dietro l'altro. Bravo, Zhou. Complimenti. Ma arriva pure Bottas. Aspetta un altro po'. Incredibile, signori, incredibile. Comunque Sainz e Leclerc invece lì davanti, zitti, quatti, nonostante il pit abbia fatto danni. No, aspetta, fatti un altro giro, perché il 36% magari poi spingiamo un po' di più con le medie, se possiamo. Ok, adesso vai. Allora, per carità, io sono anche soddisfatto del fatto che non rompano le componenti. Se non rompono le componenti, ma fanno comunque una gara di merda, va pure bene. Perché prima comunque facevano una... Sembra una gara di merda, in più rompevano i componenti. Quindi a quel punto... Tanto vale almeno non rompere la componentistica. È già qualcosa. Ci possiamo ritenere soddisfatti, dai. Leclerc di nuovo problema ai box. Sempre e solo lui, incredibile. Non è vero. Sto fine settimana non ci ha capito un cazzo la squadra Ferrari. Qualcosa non va. Non riescono a montare la gomma. Leclerc oggi ne è giornata, eh. Ne giornata. Vabbè, ci sta. A noi non è mai giornata, quindi tutto sommato sappiamo cosa significa. Vuoi spingere un po', Bottas? Piacere, eh? Se riesci a vedere Norris un attimino. Un pochino pure tu. Vediamo chi altro si ferma ai box. Si stanno fermando, ma comunque non hanno problemi. E noi possiamo superare solo se gli altri hanno problemi. Mentre Fernando Alonso, incredibile giro veloce per lui. Lo so. Vai standard allora. Vai un po' standard pure tu. Almeno per le temperature, tanto siamo comunque lì praticamente ultimi. Tu rispingi un po'. Sto facciamo rifreddare un altro po'. E rispingi. Manca di qualcun altro che si schianta. Solo noi praticamente noi eravamo la fonte di incidenti, credo. Perché altrimenti non si spiega. Previsioni di gomme, arriviamo tirati qua. Ancora. Però Bottas, se riesce un po' a recuperare, magari quando arriviamo in zona di RS da Norris ci facciamo tirare un pochino. Ma noi non arriviamo in zona di RS di Norris. Safety car, attenzione, bandiera rossa, incredibile. E non ci siamo schiantati noi, ma si è schiantato Leclerc. Ne è proprio fine settimana per Leclerc, attenzione. Qui stiamo vedendo Lewis Hamilton. Qui non c'era spazio, si vede. Ehi, la madonna.
Un brutto episodio, già, ma questo è uno sport spietato. E i piloti lo sanno. Bene così, bene così. Bandiera rossa direttamente. In garage è stato un... Però per quelli mo devono cambiare componenti. Come funziona? Come... Bandiera rossa, tempo a riavvio, va bene. Vabbè, noi siamo comunque nella merda, ma non è un problema. Possiamo cambiare... A questo punto... Se può fare, no? Tre giri alla fine. Come funziona? Dopo l'interruzione è tutto nuovo. Si riparte proprio così. Ma quelli che hanno sbattuto, come funziona? Si spengono le luci e via, partiti. E mettono Leclerc fuori comunque, ok. Perché hanno rimessa la benzina? Mancano due giri, signori, qua. Bisogna azzardare. Vabbè, Zu, figurati. Te dico niente io. Poi all'ultimo mettiamo pure l'Hertz. Sta sul neutro, sì. Ok. Bottas, mi fai un favore, eh? Aggressivo. Pure tu, dai. Tanto... Un giro ci manca. Bottas comunque se l'è perso Norris. Facciamoci il giro con Valtteri Bottas. L'ultima tornata qui a Monte Carlo. È ritto, attacco, attacco. E poi attacco ci attacca a noi, insomma. Cioè, a noi Bottas. Vai, vai, fatti sotto. Basta, allora, se mi superi Norris, non ti licenzio. Forse. Quattordicesima posizione è il top, quindi... Ce la devi fa, ce la devi fa. Vai Valtteri, vai. Dai che manca poco. Devi solo dargli un colpetto a piacere sulla fiancata, insomma, come vuoi, eh. Buttati, buttati. Aggressivo. Vai Valtteri. Aggressività ne ha sua proprio. Verstappen taglia il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Vabbè signore. Quindicesima e sedicesima posizione, ma solo perché si sono ritirate tre macchine, perché se no... Beh, è stata una gara incredibile per Logan Sargeant. Le aspettative non erano alte per questa gara, ma ha lottato fino all'ultima curva per arrivare a punti. Si vedono spesso scene del genere in Formula 1 e a volte si dimentica quanto lavoro dell'intero team c'è dietro. Ma perché Sargeant dove è arrivato? Scusate. Verstappen può aggiungere un altro podio ai suoi numeri record. Vittoria numero 5. Decimo. I punti per la Williams. Non benissimo per noi che comunque... A livello di punti non stiamo messi benissimo. Chi li ripiglia più? La Williams? Non lo so. Solo noi siamo senza punti. La Williams ha fatto... Sta facendo bene. Noi... Sto facendo cagare. Ma... Sta a livello a pusher! Sta minchia sta a livello pusher. Dobbiamo vedere. Allora, in linea teorica ci dovrebbe far sapere se i piloti bravi, bravi con le sospensioni. Così vi vogliamo. Bravi, che avete completato la fabbrica di livello 2. Bravissimi. Ora possiamo costruire le cose proprio. Allora, 3, velocità di sviluppo anche abbastanza veloce. Poi ci servono 11 milioni che non abbiamo. Ma vabbè, questo è un dettaglio. Allora,
Il ritmo che stia funzionando granché. Al momento ancora non hanno livella, perché di solito livellano e ti fa mettere il punticino in più. Strategia di gara, sì, vabbè, piano piano, insomma, vediamo. Nel mentre dove siamo qui, quindi abbiamo un po' di tempo. Vabbè, oggi siamo andati anche abbastanza spediti, signori, attenzione. Abbiamo fatto delle sospensioni, la fabbrica è stata completata, risultati a Future Race di Monaco, bravi tutti. Ispezione dei componenti. Incredibile, tutto approvato. E come mai? Voi dite, siamo andati a 50 all'ora, è normale che tutto approvato. Non era scontato, non era scontato. Si va a Barcellona la prossima, signore, a Barcellona. Metti il motore. Motore ancora più vuoto. Sì, prepariamo le auto per il prossimo Gran Premio, signori, che oggi, come detto, siamo stati più veloci nel far cagare almeno. Vabbè, in Spagna poi me le faccio io le prove libere, perché abbiamo visto che questi a livello de cose non so del mestiere, a livello di assetto, se non ci stai tu dietro, questi non capiscono un cazzo. Quindi bisogna tenerli d'occhio. 32% va bene, dai, io non voglio spendere soldi per comprare pure i componenti in più, quindi mo mi spiace, ma nelle prove libere usate questi che stanno a pezzi. Per forza di cosa. Scatola del cambio, me la devi cambiare. Ok. Vai, così ci piacciono le auto, messe male. Per quanto riguarda il calendario, invece, dovrebbe... Scouting completato, e qui a alettone posteriore il progetto viene completato, quindi nel caso non faccio altro, magari possiamo ok, guadagnicchia pure lui però, eh. '86 il capo tecnico. Ci vogliamo provare? Ma sì, che cazzo ce ne frega. Lo stipendio non gli piace, eh? Che cazzo, però noi che ci abbiamo tutti sti soldi, eh? Non era neanche giallo, era proprio arancione lo stipendio, quindi... Meno male che c'è la pazienza alta. Se ti abbasso un po' questo. Cazzo, però qua spendiamo un po' troppo, eh. E la madonna, quanti cazzo di soldi vuoi? E che cazzo? Vabbè, signori, però... manca fa così che... Cazzo. Ah, nessun interesse, si è rotto il cazzo. Ho capito, ma scusa, qua guadagnava... 1.800.000, gliene abbiamo offerti due qua, 600.000 euro in più. Che cazzo vuoi? Vattene a fanculo, allora. Oh no! Scaudiamo Fernando, va. Alfonso, senti un po'. Vai con Fernando. Tanto Bottas comunque quelle. E per i capi tecnici, purtroppo quello là poteva essere interessato. Cioè l'unico interessato. Mo per carità, si è rotto il cazzo, ma 86-82.
Sì, non è che sia sto balzo in avanti clamoroso, eh. 82, quello che ci abbiamo noi, 78, insomma. Insomma. Progetto dell'alettone. Produciamo l'alettone nuovo e però non lo... Che cazzo abbiamo fatto? L'alettone posteriore ha completato? Ah, ok. Vabbè, comunque non arrivano per ora, quindi è inutile fare quello affrettato. Non ha senso, spendiamo troppo. Fammelo con calma, me ne fai tre. Fammene due. Ok, va bene, dai ragazzi, facciamo che ci fermiamo qui, anche perché siamo a ridosso del tutto. Vabbè, la macchina fa cacare, lo sappiamo che fa cacare, ma non ti posso fare niente. Fiducia scarsa. Sviluppo pilota. Ah no, vedi, ah no, fa da solo qua, adattabilità. Fluidità, attenzione però, eh. Ma dai, stanno a migliorare più o meno. Un progetto sotto scocca. Pure noi abbiamo un sacco di progetti, ma non funziona mai un cazzo. Va bene, signori, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie il canale. Si va in Spagna con nessuna componente nuova, apparentemente, ma ci andiamo. Vediamo, ci andiamo a fare una vacanza, un fine settimana in Spagna, così. Si fa. Mi raccomando, come sempre, seguitemi sull'altro sito per le live, secondo canale, Instagram, eccetera, eccetera. Sapete. Supportate quest'alfa sportiveggiante. Poco, ma... Alla prossima, cari. Saluto a tutti da quel tale Ale.